Radio Nesti, la radio del Nesti Channel. Appassionati di calcio, edizione numero 2 della stagione 2013-2014 del format web radiofonico Tutto il calcio messaggio per messaggio. In partenza da Radio Veronica One e gemellato con famigliacristiana.it. Seguiamo, grazie alla regia di Giuseppe Gamarra, due grandi partite ogni mese e quella di oggi è Copenaghen-Juventus, esordio dei bianconeri in Champions League. In queste edizioni di Tutto il Calcio messaggio per messaggio siamo felici di essere sostenuti dalle edizioni San Paolo, con le quali abbiamo realizzato una sorta di spontaneo gemellaggio all'insegna della cristianità. Come è avvenuto, e lo facciamo per chi non fosse stato in ascolto sabato scorso, ecco i nostri annunci. A livello di periodici vi invitiamo a leggere Famiglia Cristiana, che in questi giorni esce con una copertina, La vera ricchezza del paese, dedicata alla 47esima settimana sociale dei cattolici a Torino. A livello di libri vi invitiamo a leggere Una lacrima mi ha salvato di Angela Liebi, un'opera molto toccante, e cioè la storia di una donna che era creduta in coma irreversibile e alla quale i medici stavano per staccare la spina. È una testimonianza sul senso della vita. In bocca al lupo dunque a tutti gli amici e colleghi delle edizioni San Paolo. Sono 10 anni che è scomparso quello che è stato il primo tifoso, l'anima nobile e appassionata della Juventus, e cioè l'avvocato Agnelli. Fin da quando ero ragazzino, avevo 8-9 anni, andavo a vedere gli allenamenti della Juventus con mio padre. Mi sono poi abituato a vedere la Juventus giocare e allora vincere quasi sempre tra il 30 e il 35 accanto a mio padre. Quando morì mio padre entrai nel consiglio della Juventus accanto allora a Mazzonis, a Combi, a Bigatto e ad altri illustri personaggi del nostro mondo juventino. Quindi naturalmente potete immaginare l'emozione con la quale io l'ho intervistato e lo ringrazio per la sua presenza. Ciao Italo Cucci. Ciao Carlo, buonasera a tutti, piacere ritrovarti sempre. Tutti quanti ci siamo trovati alle prese in questi mesi con i trasformismi dialettici di Conte quando si è trattato di valutare il peso e il valore della Juve in campo internazionale, nel senso che l'anno scorso aveva detto calma perché noi vinciamo gli scudetti, ma per tanti anni nessuna squadra italiana e quindi neanche la Juve vincerà mai la Champions League. Poi ultimamente aveva addirittura detto dopo le cessioni di Giacchierini e Matri ci siamo indeboliti. Qualche giorno dopo ha detto, quando era a contatto con gli altri allenatori della grande squadra europea che gli hanno fatto i complimenti, ha detto ma no, il gap forse è stato annullato, forse possiamo veramente inserire nei nostri progetti la Champions. Tu pensi che lui abbia cambiato idea oppure una strategia magari appunto di carattere psicologico? No, io credo che con il carattere che ha molto aperto e con la voglia che ha sempre di dire la verità, perché questo non glielo si può negare, si è accorto di avere molto apertamente espresso, e comunque in termini molto civili, espresso il dissenso rispetto alla fase conclusiva della campagna acquisti cessioni. Perché? Perché alla fine, se andate a vedere, mentre c'è chi dice ah la ricca Juve, la ricca Juve, la ricca Juve è quella che ha fatto il conto alla pari, tanto ha comprato e tanto ha venduto, bravissima, però se si parla di campionato non c'è dubbio che la Juve sia protagonista assoluta anche in questa stagione. Se si parla di Champions, di quella che io amerei ancora chiamare Coppa dei Campioni, ma non c'è più, diventa più difficile, e il mutamento di idee che può aver avuto e di comunicazione che può aver avuto Antonio deriva dal fatto che mentre lui prendeva nota di questo e di quest'altro,
e le grandi squadre europee continuavano a portarsi a casa, alla faccia del fair play finanziario, giocatori al limite dei 100 milioni di euro come Bale. Quindi io ho capito questo sfogo, ma d'altra parte è un aziendalista serio Antonio, e al momento opportuno ha detto: calma, per il campionato, per questa stagione siamo ancora fortissimi. Voleva essere un po' più fortissimo, se si può dire una cosa del genere in italiano. Intanto la partita è cominciata e c'è un pallone che è stato messo subito fuori dopo 15 secondi dalla formazione della Juventus, che oggi gioca con la seconda divisa, che era quella di tanti anni fa, con i colori della città di Torino, cioè maglia gialla, calzoncini azzurri, calzoncini blu e calzettoni gialli. Il calcio di punizione al 13° minuto per il Copenaghen, con la rincorsa in questo caso di Bengtsson. Si è spostato a destra da sinistra, sfruttando appunto il piede mancino. Attenzione, il pallone in area, il gol! E il gol da parte del Copenaghen. Il Copenaghen ha segnato con Jorgensen, proprio giocatore che avevo citato un attimo fa, che nei piani strategici doveva essere il primo marcatore di Pirlo. Si mette male per la formazione bianconera, anche se siamo soltanto in avvio di gara. Corrucciato Conte e la linea va a freni. Ma partita vera, partita tra due squadre che si equilibrano in questo momento. Il Copenaghen sta facendo benissimo, è partito molto 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 bene, grande stagata tattica da parte del suo allenatore, che sta mettendo in difficoltà Antonio Conte, soprattutto sui calci piazzati. Linea Carlo. Eravamo in debito con Granieri, vai Giuseppe. Segnalo il post di Marina Senzalari che scrive: io spero che la Juventus riesca a pareggiare per poi puntare alla vittoria, mentre Pasquale Negro scrive: invece io non disdegnerei il pari come risultato finale, con un occhio alle altre due avversarie. Chiudo con un tweet del gruppo Top di Claudio Zuliani, che fa gli auguri a Paolo De Ceglie per i suoi 27 anni e la linea che può tornare a Carlo Nesti. Poi il cross e c'è una parata straordinaria da parte di Wieland su un colpo di testa, un tuffo di testa da parte dei giocatori bianconeri. Credo sia stato Chiellini, probabilmente. Comunque questa davvero è stato proprio lui. Prende il posto come occasione più pericolosa di quella precedente di Tevez. Intanto ancora corner, ancora un pallone in area e si mangia un gol incredibile, mamma mia, Pogba, tutto nel giro di 30 secondi, era solo davanti alla porta, a un metro dalla linea bianca, e ha alzato il pallone sopra la traversa. E diamo la linea a Bonanno. Ha segnato Isco, era stato liberato da una sponda di Cristiano Ronaldo, ha portato in vantaggio il Real Madrid Isco, il giovane giocatore prelevato dal Malaga quest'estate, grandissimo colpo di mercato del Real Madrid, il giocatore più in forma, quello che ha anche segnato più gol nella formazione madrilena in campionato. Real Madrid ha 10 punti in campionato dopo 4 giornate. Dunque Real Madrid in vantaggio, Juve che perde a Copenaghen 1-0 al 35esimo. Intanto siamo al 53esimo minuto di questo secondo tempo, con il Copenaghen che è sempre in vantaggio per 1-0, e dobbiamo annotare, pur nella delusione del risultato, 3 parate incredibili veramente di Wieland su Chiellini, su Pogba e su Tevez. Intanto c'è il gol, eccolo che arriva il gol, è arrivato il gol finalmente proprio da parte del giocatore che praticamente non aveva toccato palla, o perlomeno era stato uno dei più deludenti nel primo tempo. Quagliarella, Fabio Quagliarella. D'altro canto è una delle caratteristiche di questa tipologia di giocatori, gli opportunisti. È stato rincuorato anche da Conte, giocatori che possono scomparire per larga parte dell'incontro ma essere pronti al momento della stoccata decisiva, esattamente su cross di Peluso. Gol sicuramente molto importante, può cambiare l'inerzia della partita. E sentiamo le prime reazioni per quanto riguarda i tweet. Sabrina D'Aosta dal gruppo Tutto scrive: non dobbiamo soffermarci sull'1-1
1-1 sulla grigia prestazione avuta nel primo tempo, ma dobbiamo reagire e cercare subito il raddoppio. E anche Andrea Ciaramellano è della stessa opinione. Ora che abbiamo raggiunto il pareggio, facciamo vedere chi siamo. Se giochiamo da Juve non ce n'è per nessuno. È la linea che può tornare allo studio centrale. Sentiamo Buonanno. In particolare al campo di Copenaghen, dove è impegnata la Juventus, ma qui dilaga letteralmente il Real Madrid. 4-0 per la formazione di Ancelotti sul Galatasaray. Ciao Stefano Tacconi. Ciao, buonasera a tutti. Stefano, secondo te può dipendere dal fisiologico Carlo Di Pirlo, può dipendere dal fatto che senza Barzagli ovviamente la difesa 3 non ha certo la sicurezza alla quale eravamo abituati in queste stagioni, può dipendere dal fatto che qui tutti pensavano che finalmente avesse due top player offensivi la Juventus, Tevez e Llorente, e Llorente ormai non sappiamo più neanche se esiste. Ma secondo me lui punta ai suoi giocatori. Quando un allenatore punta ai suoi giocatori è normale che gli altri devono faticare. Devono faticare il doppio per dimostrare di essere all'altezza della Juventus. Llorente è un giocatore che secondo me ultimamente ha giocato molto poco anche in Spagna e fa fatica ad orientarsi e a stabilirsi in Italia. Poi io fosse allenatore della Juventus vado sul sicuro, di stato sicuro, sempre che ho giocatori che sono come da 3 anni e credo che punta sicuramente sui suoi cavalli. E rieccoci con Livio Forma. È andata meglio nel senso che è arrivato il pareggio, però si è confermata, lo dicevamo un attimo fa, proprio con un grande portiere del passato, questa prestazione monumentale del portiere Wieland. Io sono andato subito a controllare su Wikipedia il passato di questo portiere svedese, insignificante, ha giocato la partita della vita, una Juve che ha avuto un sacco di occasioni, non ha concretizzato, e naturalmente per, ripeto, la prestazione gigantesca del portiere, ma certamente la Juve non può spiegare un risultato del genere unicamente con i prodigi, la partita della vita di un estremo difensore. Ci sono altre cose, a partire dall'incertezza della difesa nel primo tempo e dagli errori di mira comunque dei giocatori che si sono presentati al tiro globalmente nei 90 minuti. Ho sentito la tua analisi, sì. Concordo in pieno, però io vedrei il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, perché la Juventus soprattutto nella ripresa ha dimostrato di essere, come era nelle previsioni, tecnicamente superiore alla squadra danese, e effettivamente il portiere è stato molto bravo, la Juve ha avuto diverse opportunità, io ne conto qui 2 nel primo tempo e 4 nella ripresa, quindi insomma non possiamo addossare molta colpa alla squadra bianconera, se non che nel primo tempo non ha fatto vedere la solita grinta. Nella ripresa si è giocato praticamente nella metà campo dei padroni di casa, ha sciupato Tevez, ha preso una traversa Quagliarella dopo il gol, Quagliarella che nel primo tempo credo avesse toccato 2 palloni, e nel finale Vidal prima e Tevez poi non sono riusciti a realizzare, quindi le opportunità ci sono state, è mancato il gol. E allora andiamo un po' per scaramanzia, che l'anno scorso la Juventus aveva pareggiato per 1-1 contro il Nordsjælland, poi aveva fatto una discreta Coppa dei Campioni. Radio Nesti, la radio del Nesti Channel.